alle obiezioni che no, vengono. Non per dire chi sei. Ah, sono Paola, piacere. Ho letto un po' di articoli a favore e contro il referendum e molte obiezioni appunto sono relative a cosa succede nel momento in cui la scadenza del termine, queste piattaforme debbano essere dismesse e la comune obiezione è ma l'istante dopo la compagnia petrolifera ricostruisce la piattaforma oltre le 12 miglia e il problema comunque non viene risolto. No, perché qualcuno dice che comunque sono molto larghe le estensioni petrolifere sottosuolo. Adesso io non sono un geologo quindi non me ne intendo, però questa è una obiezione che viene posta, mi chiedevo cosa si può rispondere. Idem l'altra questione che è a questo punto la soluzione che verrà adottata è comunque non estrarre il petrolio all'interno delle nostre miglia marine, ma comprare questi idrocarburi all'estero, e quindi comunque la situazione non cambia, se non che andiamo a trivellare a casa degli altri per non avere noi il problema delle trivelle nel nostro mare. Faccio un po' fatica, benché veda l'evidenza della questione, a capire lucidamente che cosa si può rispondere. Quindi... Vedete se volete raccogliere, però possiamo, è meglio raccogliere delle domande. Sì, puoi venire qui, ti spiace perché risulta più... Faccio l'avvocato del diavolo, mi chiamo Gianni Pizzi, io vivo a Como Lamentani ma vengo da Brindisi, dove ho fatto parte attiva di movimenti un po' più consistenti di quello che vediamo impegnato in questa tornata referendaria, cioè contro le mega centrali a carbone, contro le centrali nucleari, dove si saldò, come dire, un movimento radicale con le popolazioni locali ed anche con le istituzioni, e si riuscì anche a fare delle battaglie interessanti. A quel tempo noi pensavamo, per esempio, contrapponevamo il gas al carbone come prospettiva insieme alle energie rinnovabili, ovviamente. E una delle obiezioni che vengono fatte ai referendari è che la maggior parte delle prospezioni andrebbero a cercare gas, piuttosto che è un combustibile che ha un forte rendimento rispetto all'inquinamento che produce. La seconda obiezione l'ha già fatta la ragazza che mi ha preceduto e riguarda l'autonomia energetica. La terza obiezione, il testo del quesito, la parte della legge che si chiede di abrogare è quella che autorizzerebbe la durata delle concessioni fino all'esaurimento dei giacimenti. Ora, le ipotesi di capienza, diciamo, di queste fonti sono molto ridotte, a differenza di quello che tu hai detto nella tua relazione. Per esempio, la Lega Ambiente valuta che ci sarebbero idrocarburi per un approvvigionamento energetico di circa 2 mesi e gas per l'approvvigionamento energetico del paese per circa 6 mesi. Se fossero corrette queste valutazioni che fa la Lega Ambiente, che ha uno staff, diciamo, di esperti e scienziati non del tutto trascurabile, perché una preoccupazione così importante riguardo alla durata dell'esaurimento? Cioè, se i giacimenti sono così modesti, diciamo che probabilmente si esauriranno prima della durata delle concessioni. Ecco, queste sono le 3 domande, grazie. Ho voluto prima presentarmi come ambientalista perché non sembra che io voglia mettermi di traverso, era soltanto per avere argomenti, più che belle immagini da cartolina. Sì.